Sì, d'accordo, l'incontro, un'emozione che ti scoppia dentro, l'invito a cena dove c'è atmosfera, la barba fatta con maggiore cura, la macchina a lavare d'ora, ho voglia di far centro quella sera, sì, d'accordo, ma poi tutto il resto è noia. Non ho detto gioia, ma noia, 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 maledetta noia. Ma si potrebbe continuare all'infinito. Mi ricordo che poi alla fine, insomma, c'è un cuore che è un cuore ingenuo, è un cuore che ci casca tutte le volte. Insomma, c'è stata la solitudine, la sofferenza, insomma, c'ho tanti appunti sull'anima. Io ho amato tanto nella mia intimità e l'apoteosi della musica, le persone incontrate, gli amici, quei pochi amici che sono rimasti col tempo, e insomma tutti i miei testi erano per me un'isola felice, un qualche cosa davvero che mi ha reso un uomo maturo a tutti gli effetti, ma dire che non ho mai pianto non è giusto, nel senso che dire non piango non è vero, e sono mai state le regole, sono mai state le regole, quindi come un po' tutte le mie canzoni, e si aspetta l'amore, si aspetta l'amore ogni cambio di atmosfera, insomma, non è mai l'ultima spiaggia, e quindi sai, per l'amore io farei di tutto di più, tifo dell'Inter quando l'Inter perdevo soffrivo tanto, mica poco, e quindi ricordo insomma le emozioni che stavano sotto le lenzuola, l'orologio che spesso si fermava nei momenti in cui effettivamente stavo come dovevo stare, da Dio, e queste sono tutte le emozioni che ha provato un cantautore come me, spesso e volentieri anche criticato, e quindi sai, sono tante tante emozioni che riverbero dentro, scoppiano dentro continuamente. Siamo qui a, insomma, a non dire mai, come è capitato degli anni che il resto era noia, non mi ha mai abbracciato la noia, effettivamente ho vissuto tanti tipi di solitudini, difficoltà, ma sono sempre stato me stesso, ecco.